Io parto dai ringraziamenti. Vorrei ringraziare il Movimento 5 Stelle di Pomigliano per averci regalato alla vigilia di Natale, quindi è un bel regalo questo, questa occasione di incontro e confronto tra cittadini attivi che hanno deciso di prendere nelle proprie mani il destino del nostro paese. Ringrazio di cuore Luigi Di Maio per aver messo la sua persona e le sue competenze e la sua sensibilità al servizio di un'idea comune, quella di portare al centro delle decisioni, nel nostro caso in Parlamento, i problemi della gente, che sono poi i nostri problemi, le esigenze della città e le istanze di tutto un territorio. Badate, i politici di professione, quelli di lungo corso, già stanno lavorando contro questa idea comune. Pierluigi Bersani, si dice il migliore tra essi, tra una metafora e un'altra parla di deriva populista e di antipolitica. Queste due definizioni sono un vero e proprio inganno. Lo ripeto da anni, qualche volta l'ho scritto, l'antipolitica se la sono inventata coloro che hanno una visione, non hanno una visione del bene comune, cioè i cattivi politici. È importante capire cosa sta accadendo. A questi signori dà fastidio che il popolo si sia svegliato dal sonno, liberando un'energia troppo a lungo repressa. Dà fastidio che in nome della nostra bella Costituzione si esprima una domanda di giustizia sociale, di eguaglianza, di ricambio, di legalità, di tutela dell'ambiente e del paesaggio, di semplificazione dei labirinti burocratici e pubblici e talvolta privati. Proprio qui i professionisti del consenso fanno affari e ingrassano a spese della collettività. Ci saranno volti noti della politica locale e pomiglianese, facce gialle, dico io, come il bronzo, che per esorcizzarci additeranno la nostra campagna per le elezioni politiche come lo spettro del populismo. Sbagliano sapendo di sbagliare. La nostra è un'energia tutta politica, la vera antipolitica è la loro, perché da tempo immemore hanno messo al centro i propri interessi e quelli dei loro partiti, relegando nelle periferie delle decisioni i problemi reali del paese. Un terzo grazie lo voglio esprimere alla larga partecipazione, no? Che è in questa giornata e a questa manifestazione. Condividere le idee e le battaglie come buoni compagni di strada darà senso anche ai momenti difficili che non mancheranno. Grazie a voi per esserci.